1936. Mercedes inizia la saga dei commerciali trasformando una vettura modello 170V nel primo camioncino della sua storia. La presenza di un telaio a longheroni facilita l'operazione e il cassone si monta senza altre modifiche. 2017. Mercedes manda al debutto la nuova classe X. Ancora un telaio a longheroni che la rende quanto mai robusta e adatta al carico, trasporta fino a 1100 kg e traina a 3 tonnellate e mezzo, ma l'abitacolo viene realizzato al centro design che Mercedes ha impiantato a Como e l'imprinting porta il segno della stella di Stoccarda. Abitacolo completo di dotazioni e ricco di finiture, con 5 posti comodi, visto che classe X viene commercializzato solo nella versione doppia cabina, mentre dietro c'è un cassone lungo 1,60 m. Il motore è un turbo diesel 4 cilindri Euro 6 di 2200 cm3, declinato nelle potenze di 163 o 190 cavalli e abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti oppure ad un manuale cui ne bastano 6. La trazione è posteriore con un sistema di inserimento dell'anteriore e poi delle marce ridotte, ruotando un pulsante sotto la plancia. Per la trazione integrale permanente si dovrà aspettare ancora qualche mese. Arriverà insieme al 6 cilindri a gasolio di 3 litri, punta di diamante della famiglia X. Classe X è una macchina assolutamente, diciamo, eterogenea, versatile. Ha due anime, l'anima, diciamo, del van, diciamo quindi del veicolo commerciale, la sua omologazione infatti è N1, ma nello stesso tempo ha delle ambizioni di poter essere utilizzata anche da privati, perché l'emozione che trascina questa macchina è molto forte. Esce con 3 versioni, la versione Pure che è quella di attacco, poi abbiamo la Progressive e la Power. Le ambizioni sono assolutamente, diciamo, importanti sotto il profilo dei numeri e della presenza sul mercato. L'unica limitazione che vediamo è quella della omologazione, in quanto essendo una N1, ma il mondo dei pick-up sono di fatto gli autocarri, hanno appunto questa limitazione sul trasporto poi di cose private, non permettono poi ad una famiglia di poter viaggiare e considerarla come la macchina della famiglia. Nonostante la lunghezza vicina ai 5 metri e mezzo, il pick-up Mercedes si guida con facilità ed è a suo agio sia in strada sia in un off-road non troppo duro. D'altro canto è un veicolo progettato per lavoro e spostamenti in zone anche disagiate, ma non per affrontare ostacoli tipici delle gare di trial. Con previsioni di vendita in tutti i mercati del mondo, classe X in Italia rientra in un segmento che dovrebbe chiudere l'anno vicino alle 10.000 unità vendute, ma con obiettivi di crescita negli anni successivi. Con prezzi a partire da 37.000 euro viene offerto da Mercedes-Benz Italia con una formula leasing che può risultare molto interessante per le aziende, grazie alla sua completa detraibilità fiscale. Con un anticipo di 4.800 euro infatti e 48 rate da 250 euro al mese, si può tenere e usare detto 100.000 km per 4 anni, poi si è liberi di decidere se acquistarlo o restituirlo.